Allora, dire consiglieri e assessori a prendere posto, così possiamo cominciare la seduta. Allora, possiamo procedere all'appello? Prego. Fantino? Presente. Belisario? Benassi? Caccamo? Carlone? Carrus? Cerquoni? Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, presente Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. L'ho visto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Sì, c'è il numero legale. Villa, c'è il numero legale. Allora, abbiamo il numero legale, quindi possiamo aprire la seduta. L'unico non è giustificato è il commercio, non possiamo iniziare. Che non possiamo perché iniziare? Deve iniziare l'intervento. Inizia lei, Presidente. Allora, Presidente, non faccia così, ma non faccio così la fiscale, non faccio la fiscale. Facciamo cercare, non sto facendo cercare perché non è perché Chiara Gersiracusa mi ha mandato la giustificazione, l'assessore non so che cosa gli sia successo. Ma arriverà. Dobbiamo aspettarlo. No, non aspettiamo. Aspettiamo. Allora, sospendiamo 5 minuti il consiglio in attesa che gli altri assessori arrivino. Non credo, non lo so, ma me l'ha già detto, conto con io i lavori però. Presidente, allora i lavori dell'aula li conto io, per cortesia. Sì, il consiglio è sospeso 5 minuti. Allora, l'ordine dei lavori è presentazione della relazione della Presidente e della Giunta, discussione, e faccio presente che, diciamo, in base al regolamento non ci sarà una votazione dei consiglieri sulla relazione, ma è una presentazione e una discussione. Allora, Presidente, a lei la parola. Allora, grazie. Scusi un attimo, Presidente. Allora, il consigliere Giuliano ha chiesto di poter intervenire in base al regolamento per 30 minuti nel suo intervento. Capito, dobbiamo aspettare l'assessore. Lo so che ti devi sposare, però non c'entra niente. Consigliera Lozzi hanno chiesto di poter intervenire 30 minuti. Chiaramente una volta iniziata la presentazione e la discussione non si può più accettare richieste per 30 minuti. Bene, allora, prego Presidente. Grazie Presidente e consiglieri, e grazie per la presenza ai cittadini. Allora, questa è la relazione annuale che facciamo, diciamo, anche se siamo già a più di un anno, anche perché, come voi tutti sapete,
e da, di qualche giorno l'approvazione dell'assestamento di bilancio 2014. Ora pensiamo che con il 2015 finalmente si apre per Roma una nuova pagina e dunque anche andremo incontro a un bilancio di previsione che ci auguriamo possa recuperare quelle risorse necessarie per un intervento diciamo, su una città che non solo ne ha bisogno ma che sono passati 5 anni più questo che non ha più visto piano investimento. Allora, a luglio del 2013, forte del programma di coalizione con cui i cittadini ci hanno votato e del secondo miglior risultato percentuale al ballottaggio a Roma, ho presentato al Consiglio Municipale le linee programmatiche su cui mi sono ripromessa di costruire il governo di questo municipio, consapevole delle difficoltà che avrei e avremo incontrato. Questa consiliatura è iniziata in un contesto in cui la città ed il paese tutto si preparavano ad affrontare la crisi economica più dura dell'ultimo decennio ed in particolare Roma doveva riemergere dal fondo in cui era precipitata nei 5 anni di Giunta Alemanno. I nostri cittadini, che hanno eletto in forma plebiscitaria il sindaco e 15 presidenti di centrosinistra, hanno riposto nel cambio di amministrazione un'aspettativa enorme, senza considerare i tempi che sarebbero stati necessari per riportare l'amministrazione della città sulla buona strada. Oggi apprendiamo come dato di cronaca che il consenso del sindaco è crollato vertiginosamente. Questo è ovviamente la mia relazione depositata qualche giorno fa, però è di qualche giorno anche un'ovazione che ha ricevuto il sindaco Marino quando ha partecipato alla conferenza programmatica del Partito Democratico. Io credo che il sindaco abbia accettato una sfida coraggiosa, cercando di segnare il cambio di passo di una città svuotata nelle sue risorse, in ginocchio sul funzionamento delle aziende municipalizzate, vittima di delibere e di atti del sindaco uscente che la obbligavano a ulteriori ferite nella cementificazione dei suoi terreni, ma soprattutto stremata nella fiducia che i cittadini potevano ancora riporre nella pubblica amministrazione. Ed è di oggi, e credo che tutti voi abbiate sentito dai telegiornali, e questa, diciamo così, ponta questa macchia che però mette in evidenza un rapporto fra mafia, corruzione con l'amministrazione e con alcune forze produttive. L'attesa di una rinascita fulminea di Roma non poteva trovare corrispondenza in così poco tempo e questo lascia ai cittadini la percezione che la qualità della vita sia peggiorata. Anche qui abbiamo avuto, dopo la mia relazione, l'aggiornamento annuale della qualità della vita delle province d'Italia. Roma è risalita di 8 punti e sta al 12° posto. Forse anche noi presidenti e amministratori dei municipi avevamo in cuor nostro un'aspettativa più rosea, soprattutto per chi come me veniva già dal governo di un municipio, ma quando in pochi mesi ho capito che la parte più difficile doveva ancora venire, ho rinnovato le mie energie e fiduciosa nel lavoro della Giunta Capitolina ho fatto i conti con la realtà e affrontato il mio lavoro con responsabilità e dedizione. Se non avessimo tutti molto chiaro da dove siamo partiti e quali strumenti abbiamo avuto a disposizione per arrivare fin qui, la mia relazione non sarebbe che la narrazione di un anno di attività fine a se stesso, ma per leggerla e comprenderla dobbiamo essere consapevoli che abbiamo affrontato alcuni elementi critici su cui non abbiamo potere di azione che a tutt'oggi non sono risolti. Questo lo dico perché il decentramento che ha dato vita all'istituzione dei municipi con l'elezione diretta dei presidenti purtroppo è ancora lì che giace. Non siamo ancora riusciti nemmeno con l'istituzione della città metropolitana a risolvere il tema dei poteri per i municipi e il riconoscimento dei municipi come enti a tutto tondo con autonomia sia di poteri ma anche di bilancio. Questo è un tema sul quale il sindaco Alemanno si è impegnato con tutti noi presidenti proprio per modificare il regolamento, e stavo pensando, certo, ero rimasta legata agli eventi di oggi.
il sindaco Marino per affrontare questo e restituire ai municipi il riconoscimento dovuto anche nella nuova città metropolitana Aria Vasta, che comprenderà anche le province. Allora, i primi 15 mesi. Abbiamo ereditato prima fra tutte la scelta scellerata della Giunta Alemanno, per quello l'ho nominato prima, l'accorpamento senza ragionevolezza di alcuni municipi, fra cui quelli da cui nasce il nostro settimo municipio, che ci ha posto in una difficoltà con cui ancora ci confrontiamo quotidianamente. Le nostre unità organizzative stanno affrontando ormai da luglio 2013 gli adempimenti necessari per rendere omogenei i processi degli uffici dei due ex ambiti municipali, ma devono farlo contestualmente alla gestione di tutto il lavoro ordinario e straordinario che era già in carico alla pubblica amministrazione. Numerose carenze di organico, soprattutto relative alle posizioni organizzative andate recentemente in pensione e non rimpiazzate, la microstruttura non ancora approvata in via definitiva, una dotazione nel numero di dirigenti che era forse sufficiente nella situazione pregressa, ma che certamente è risibile a fronte degli oltre 300.000 abitanti e cittadini da governare. Non hanno di certo favorito azioni tali da migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. La strada che stiamo percorrendo per arrivare alla gestione omogenea ed equilibrata del municipio settimo non è stata resa più facile dalla situazione economica con cui ci siamo confrontati. Il bilancio previsionale 2013 è stato approvato solo a dicembre, in sensibile diminuzione rispetto all'anno precedente, e seppur il bilancio 2014 è stato approvato a luglio, tornando finalmente verso tempi di programmazione economica un po' più ragionevoli, ha fatto i conti con il piano di rientro imposto dal governo italiano e con i vincoli del patto di stabilità imposto dalla Comunità Europea. La dittatura dello spread non è amica dei cittadini, né tantomeno degli enti locali. Tra l'altro da oggi che non è mai stata così basso lo spread, malgrado poi gli altri dati ci diano in caduta, cioè comunque la situazione economica, malgrado lo spread si sia ridotto, continua a peggiorare. Non fai conti con la spesa delle persone né con il loro disagio, metti in crisi i servizi essenziali e frena le ambizioni di crescita a cui negli anni scorsi ci eravamo abituati. In questo quadro facciamo i conti con un bilancio 2014 di 19 milioni di euro contro i quasi 25 che avevamo stimato necessari e appena sufficienti e richiesto a Roma Capitale per un bilancio che è stato reso via via disponibile, quasi rateizzato, man mano che il Comune è riuscito ad allentare i vincoli del patto di stabilità, che però ancora frenano la disponibilità di risorse economiche sulla spesa ordinaria, soprattutto in merito ad alcune importanti opere, come ad esempio via di Torre Branca, che i cittadini aspettano da anni. A farne le spese, in termini assoluti, sono soprattutto la manutenzione strade, manutenzione edifici, edilizia scolastica, alcuni servizi di vigilanza, le manutenzioni delle attrezzature nelle nostre sedi e due delle dimensioni da cui si misura la percezione di qualità della vita nei territori, sport e cultura. Il sociale, seppur maggiormente garantito in proporzione ai mancati trasferimenti degli altri comparti, fa ancora i conti con una mancanza di oltre 1.300.000 di euro per garantire fino al 31 dicembre. Questo dato è stato modificato perché in qualche 10-15 giorni fa siamo riusciti ad ottenere una integrazione di quasi 780.000 euro e dunque questo veramente è stato un grande sforzo che si è fatto congiuntamente con tutti i presidenti e soprattutto con l'assessore Scorsese che siamo riusciti ad integrare. È una situazione paradossale tenuto conto che l'assessorato capitolino al bilancio ha pubblicamente elogiato il municipio settimo per la sua capacità di impegno e spesa delle risorse disponibili e tenuto conto che in virtù di una serrata trattativa condotta da me e dall'assessore De Lillo in Campidoglio abbiamo comunque ottenuto una correzione della manovra d'aula molto vantaggiosa rispetto alla media della maggior parte degli altri municipi. L'assenza di risorse proporzionate ai problemi che dobbiamo affrontare è una costante dei nostri tempi, ma non deve diventare condizione permanente perché ci metterebbe di fronte all'impossibilità di garantire una buona amministrazione, impedendoci di erogare i servizi essenziali, soprattutto per le fasce più fragili.
Sappiamo che a Roma Capitale ha ottenuto, grazie al piano di rientro, un allentamento del patto di stabilità e il riconoscimento di una parte degli extracosti di Roma Capitale. E senza dubbio un risultato importante della Giunta Marino, che ora però deve tradursi anche in un beneficio diretto e misurabile per gli enti di prossimità, che hanno prodotto un grande sforzo e che hanno un enorme bisogno che parte di quelle risorse recuperate dal Campidoglio siano decentrate ai municipi. Questo è un tema da cui Roma Capitale non può e non deve più sottrarsi. Il decentramento dei poteri e delle risorse nei confronti dei municipi non può più restare nei cassetti. Siamo stati rispettosi e responsabili nei confronti di scelte che non sempre ci hanno coinvolto e che sempre ci hanno richiesto sacrifici, ma abbiamo dovuto, nostro malgrado, fare i conti con un effettivo decentramento che si sta rimandando senza evidenti e comprensibili ragioni, nonostante la Commissione Capitolina, presieduta da Gianni Paris, ha prodotto e licenziato un lavoro importante in cui ha coinvolto anche i municipi. Successivamente a questa mia relazione abbiamo avuto un incontro col sindaco, il quale si è impegnato a modificare e intervenire proprio sul regolamento della città metropolitana. Se riconosciamo pienamente le difficoltà che il Comune ha dovuto affrontare, altrettanto pienamente rivendichiamo gli strumenti per dare le risposte che più creano difficoltà ai nostri cittadini. Il nostro territorio è veramente uno spaccato della città e raccoglie tutte le tipologie urbanistiche, dalla città storica a quella da ristrutturare, passando per la città consolidata. È un territorio che unisce una forte vocazione commerciale con una imponente presenza di verde e patrimonio archeologico, ma allo stesso tempo mette insieme diverse criticità e peculiarità che rappresentano le fragilità sociali della città e anche in questo caso abbiamo ampia rappresentazione delle difficoltà di Roma. Il Municipio VII ospita infatti molte situazioni che esulano dalle competenze del Municipio stesso, come ad esempio la presenza di Palazzo Selam, il campo Rom della Barbuta, i residence e le complesse situazioni che riguardano l'emergenza abitativa, considerando che il territorio raccoglie tutte le tipologie di problematiche che coinvolgono circa 2.000 nuclei familiari. E non ultimo, la presenza dei cantieri della Metro C, tutte vicende su cui noi non abbiamo il potere e i mezzi di fornire le risposte che con forza ci vengono sollecitate dai cittadini, dai comitati, dalla stessa politica locale. Se questi temi vengono percepiti dai cittadini come emergenti, tanto da diventare in alcune occasioni atto di accusa per la nostra capacità di gestione, se il territorio individua nel municipio il terminale cui porre queste problematiche per cercarne le soluzioni, Roma Capitale deve delegarci strumenti e risorse per poterli affrontare, perché fatta eccezione per la sola Metro C, le altre vicende ci riguardano direttamente e sono in una dimensione in cui possiamo dare un contributo che va ben oltre il lavoro fatto fino ad ora di denuncia, sollecitazione, segnalazione e concertazione con i dipartimenti competenti. Occorre far ripartire il decentramento prima che il governo dei territori sfugga al controllo della pubblica amministrazione. Troppo lontana Roma Capitale dalla quotidianità delle nostre emergenze e troppo debole il municipio per affrontarle con i propri strumenti. Arriveremo per ultimi alla sperimentazione per la nuova raccolta differenziata che contiamo chiuda il ciclo completo dei rifiuti. Abbiamo portato AMA a incontrare i cittadini e prendere impegni con loro e con noi, che però ad oggi non sono diventati fatto concreto, aggravando una situazione in merito ai rifiuti che non possiamo più accettare. Eppure, anche in questo caso, paghiamo nostro malgrado le peculiarità del nostro territorio, vittima di una grave carenza di organico da parte di AMA stessa, di esperienze fallite nelle precedenti sperimentazioni nella raccolta differenziata e non ultima costretta a suo malgrado ad accogliere la poca educazione dei cittadini confinanti con alcuni nostri quartieri che approfittano di questa situazione per farci omaggio dei loro rifiuti. Stessa cosa dicasi per le altre questioni, rispetto alle quali, nonostante il lavoro serrato con gli assessori capitolini e con i rispettivi dipartimenti, non siamo messi nella condizione di offrire soluzioni utili, definitive e tempestive al disagio sociale da cui nascono alcune delle criticità presenti nel nostro territorio, quali l'emergenza casa, il ripensamento e superamento del campo Rom della Barbuta, la sicurezza dei nostri quartieri più periferici e non ultima la situazione di Palazzo Selam, prima tappa in cui abbiamo accompagnato il sindaco ormai più di un anno fa e rispetto a cui solo il lavoro assiduo
del nostro assessorato alle politiche sociali, di concerto con associazioni, ASL e enti nazionali, ha fatto sì che la situazione non sia ancora esplosa. Ma se il bilancio è stato drammatico per tutti i municipi romani e tutti stiamo pagando un mancato decentramento di poteri e risorse, in pochi sono vittima di un accorpamento e di certo noi siamo gli unici a contare questa dimensione e questa complessità, nonché di oltre 300.000 abitanti, e allo stesso tempo siamo dovuti ripartire senza nessuno dei due direttori apicali uscenti, dovendo contare su un dirigente di lunga esperienza dipartimentale per la prima volta impiegato in una direzione apicale di municipio. Settembre 2013 ci hanno visti in campo con un bilancio previsionale che non c'era, con un nuovo direttore al posto dei due precedenti che avrebbero garantito la continuità e la conoscenza di almeno un ambito municipale su due, e con due dirigenti di lungo corso dell'ex municipio nono, l'architetto Caputo e successivamente la dottoressa Bigari, che hanno preso la strada dei dipartimenti, in un momento in cui l'ex municipio decimo era carente da diverso tempo di dirigenza UOSEX. Solo alcuni mesi dopo l'organico si è completato, prima con la dottoressa Giannoni, attuale dirigente della UOSEX, poi con l'ingegnere Lancellotti, attuale dirigente della UOTI. Il lavoro e i risultati della Giunta. In questa situazione non siamo stati alla finestra aspettando l'arcobaleno dopo la tempesta, ci siamo assunti le nostre responsabilità e abbiamo fatto fronte a questi 15 mesi di consigliatura cercando di raggiungere il massimo dei risultati che erano perseguibili, e malgrado lo scenario disperante da cui siamo partiti, possiamo certamente dire di aver garantito il nostro ruolo e la nostra operatività sui principali ambiti in cui i municipi sono chiamati a rispondere, in alcuni casi anche con qualche gratificazione sopra la media degli altri municipi. Non siamo riusciti a fare molto in ambito culturale, voce su cui da anni registriamo lo zero in bilancio. Adesso ci sono stati 50.000 euro destinati ad ogni municipio e l'assessora al bilancio, che oggi non è presente per ragioni di maternità, ha dato disposizioni per la realizzazione del bando dell'assegnazione successiva ai progetti. Anche durante l'estate, appena trascorsa, abbiamo garantito le arene cinema, quella storica di Villa Lazzaroni e quella di Cinecittà, riportata dopo anni all'interno del perimetro municipale. Ora stiamo approntando un avviso pubblico per impegnare i fondi che il Dipartimento rende disponibili su iniziative municipali, confidando che nel prossimo futuro i fondi siano direttamente trasferiti agli enti di prossimità per una migliore possibilità di programmazione e gestione. Lo stesso potrebbe dirsi in merito allo sport, al turismo e allo sviluppo locale, dove però, pur senza risorse, dobbiamo registrare un ruolo estremamente attivo che il nostro assessorato ha svolto, non solo nel raccordo e nell'ascolto costante delle associazioni sportive territoriali, accompagnandolo con la presenza in numerosissime iniziative, ma anche essendo fra i municipi più attivi a stimolare la stesura del tanto atteso nuovo regolamento sui centri sportivi municipali. Degna di nota e di rilievo è stata inoltre la sperimentazione della prima settimana della promozione turistica del municipio VII, in cui centinaia di cittadini hanno avuto modo di partecipare a costo zero, per loro e per l'amministrazione, a diverse iniziative di conoscenza e valorizzazione del nostro patrimonio archeologico e paesaggistico. Dalla cultura della conoscenza a quella del fare, possiamo dirci soddisfatti perché finalmente abbiamo sbloccato le risorse per completare i lavori del teatro di Villa Lazzaroni, che speriamo entro pochissimo di rendere fruibile ai cittadini e che diventi centrale nella proposta culturale del nostro territorio, offrendoci anche una ulteriore occasione per migliorare le sorti del verde e della cura di Villa Lazzaroni, come sempre negli ultimi anni eravamo riusciti a garantire. Procedono correttamente i lavori di recupero del casale della Vaccareccia e avanzano le procedure per iniziare i lavori di ristrutturazione del Teatro Novecento. Finalmente si sblocca anche il destino dell'area superficiale al parcheggio di scambio ad Arco di Travertino, e la nostra tenacia potrebbe averla vinta sul rischio di perdere la funzione pubblica dell'area. Stiamo a buon punto nella trattativa con la Regione, cioè con l'AS C, affinché nasca in una casa della salute punto di partenza per sviluppare le altre progettualità a funzione pubblica e culturale che completerebbero la fruibilità dell'area, sottraendola alla speculazione commerciale e restituendola ai cittadini nella sua piena vocazione.
Abbiamo cercato di garantire la sicurezza minima della nostra, delle nostre strade, nonostante le esigue risorse su cui abbiamo potuto contare e la straordinarietà degli eventi atmosferici. Siamo riusciti in alcuni casi ad operare il ripristino o il rifacimento del manto stradale che i cittadini attendevano da anni e procedere così con il rifacimento di alcuni marciapiedi. Sulle nostre strade stiamo intervenendo anche per risolvere questioni annose relative alla sicurezza, alla viabilità e ai disagi che i cittadini palesavano in diverse situazioni. Abbiamo così risolto con grande soddisfazione di cittadini e comitati i problemi di sosta e viabilità di Via Alba Longa, con una sperimentazione che presto diventerà definitiva e ci apprestiamo ad intervenire sul tratto più difficile di Via Ponzio Comino per metterlo in sicurezza e disciplinare il traffico e la sosta. Negli ultimi due mesi abbiamo più volte sollecitato un nuovo incontro con l'assessore in prota che ho avuto dal momento in cui ho depositato la relazione ad oggi per concludere percorsi su cui fino all'estate abbiamo lavorato proficuamente, ma forse per via di quanto lo impegna la Metro C e altre questioni cittadine non abbiamo ancora ottenuto una data utile e certa. Questo invece è avvenuto, abbiamo fatto questa verifica molto importante perché abbiamo rappresentato all'assessore alcune criticità rispetto alle modifiche di tre linee e parallelamente con lui abbiamo affrontato vari temi, da il PUP di Giulio Agricola a le questioni che riguardano Arco di Travertino, cioè parlo dell'Hangar, e tutta una serie di, altre, di altri temi riguardanti la mobilità e le corsie preferenziali e tutto ciò che in qualche modo potrebbe concorrere a migliorare il sistema intermodale in un municipio che ne ha fortemente bisogno, visto che siamo un municipio di attraversamento piuttosto importante di ingresso e di uscita della città. Quando il Dipartimento avrà chiuso le voragini che affliggono il nostro territorio e i cittadini saremo più soddisfatti, possiamo dirci finalmente fiduciosi che a breve inizieranno i lavori su Via Genzano, come da rassicurazione dell'assessore Masini, e si sta procedendo sul cantiere di Via Todi, Via Tricoli, e il SIMU sta completando le attività di sondaggio a Via Nocera Umbra. Ricordiamo che il bilancio ci sottrae rispetto al 2012 cifre che oscillano tra il 35% e il 50% nella manutenzione strade ed edifici, ma siamo riusciti comunque a portare avanti lavori straordinari in alcuni centri sociali anziani, come ad esempio Centroni e Cinecittà Est, a completare l'area del bocciofilo interno al perimetro della sede di Cinecittà, ad avviare i lavori di tinteggiatura di diversi piani delle nostre sedi. Il Comune di Roma ha finalmente approvato il nuovo PGTU, noi dal canto nostro lo abbiamo accompagnato con discussioni partecipate, confronti con l'assessore Capitolino e il Dipartimento competente, assemblee pubbliche, tanto da restituire un contributo che raccogliesse i desideri dei comitati e le nostre indicazioni, ora sappiamo che il piano diventerà realtà. La situazione dell'edilizia scolastica è nota a tutti. Continuamente i media nazionali riportano i dati rispetto ai quali percentuali enormi dei nostri istituti non sono in sicurezza, sono fatiscenti, richiedono interventi straordinari. Le risorse necessarie a risanare questa situazione sono oltre la portata del Comune di Roma e dei municipi, ma nonostante questo quadro e nonostante le risorse della manutenzione ordinaria ridotte al lumicino, abbiamo portato a compimento ben 1,5 milioni di interventi straordinari in somma urgenza, relativamente a 7 delle nostre scuole, e stiamo partendo con i cantieri in ulteriori 3 edifici, investendo 2,5 milioni di euro provenienti dal bando della Regione Lazio sull'efficientamento energetico, in cui il nostro municipio è stato premiato ben oltre la media degli altri. Contestualmente abbiamo concertato con il Dipartimento ulteriori somme urgenze, di cui 4 che il SIMU stesso sta portando avanti e 2 in procinto di essere avviate, e confidiamo nel bando della Regione Lazio per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che, con la pubblicazione della graduatoria attesa a giorni, potrebbe premiarci con ulteriori 2,5 milioni di euro per i progetti presentati relativamente ad altre 8 nostre scuole. Questo è stato poi confermato dall'assessore Refrigeri in un incontro che ha avuto con tutti gli assessori all'edilizia scolastica dei vari municipi e con la stessa assessora Cattoi. Pur in carenza di risorse ci siamo dedicati
all'ottimizzazione delle buone pratiche, istituendo il gruppo di coordinamento edilizia scolastica del Municipio Settimo, esperienza già attiva nell'ex nono municipio e già premiata in passato per l'eccellenza amministrativa. Il lavoro di ascolto ed incontro dei dirigenti scolastici è stato attivo e costante, e altrettanto lo è stato con i funzionari educativi dei nostri servizi da 0 a 6 anni. Siamo riusciti a produrre a costo zero per la pubblica amministrazione, grazie al lavoro in sinergia con diverse realtà territoriali, seminari formativi, iniziative pubbliche con gli alunni, incontri tematici, che hanno tenuto viva l'attenzione sulle scuole e sulla necessità formativa e culturale degli insegnanti e dei nostri ragazzi, anche affrontando i temi più cari a cui il nostro Consiglio ha lavorato durante questo primo anno, come la memoria e il femminicidio. Siamo riusciti a garantire, sia quest'anno che lo scorso, l'assistenza degli alunni diversamente abili, in forte discontinuità con il passato, contenendo numerose emergenze, facendo scorrere le liste d'attesa e istituendo, come buona pratica, un unico ufficio di monitoraggio del servizio per risolvere tempestivamente qualunque difficoltà dovesse crearsi. Questo risultato, inseguito costantemente in primissimo piano all'attenzione dei nostri cittadini, non è l'unico risultato di rilievo nelle nostre politiche sociali. Ci manca ancora 1.466.000 euro per arrivare alla fine dell'anno, adesso ve l'ho detto prima, meno 780, con la copertura di tutti i progetti e i servizi, ma siamo riusciti fino ad ora a garantirne sempre la continuità senza chiuderne nessuno e ottenendo di volta in volta che il Campidoglio riconoscesse le nostre necessità e in alcuni casi premiasse anche la nostra efficacia e la nostra capacità di impegno delle risorse. In quest'ultimo periodo dell'anno siamo riusciti a riaprire le liste d'attesa anche del SAIS e della SAIS. Il municipio ha partecipato e vinto il bando per il progetto Home Care Premium 2014, che permetterà di sperimentare servizi innovativi di gestione in favore di soggetti utenti IMSS, gestione ex INPADAP, nonché azioni di prevenzione. Questo consentirà una maggiore disponibilità sui fondi municipali e una ulteriore apertura delle liste d'attesa. Anche rispetto ai fondi regionali, ex legge 328 del 2000, è stata adottata la linea politica di mantenere in essere, nonostante l'esiguità dei fondi, tutti i progetti fino a dicembre 2014. E così fino ad ora non abbiamo chiuso nessun servizio, a differenza di altri municipi che purtroppo hanno dovuto procedere all'interruzione di importanti progetti territoriali. Nonostante persista la mancata approvazione del piano regolatore sociale cittadino, sulla quale ad oggi non abbiamo nessuna indicazione da parte dell'assessorato capitolino, il municipio sta procedendo alla consultazione nei tavoli della partecipazione che da una parte dovranno condurre alla redazione dei piani di zona per il 2015, dall'altra alla progettazione di un sistema più ampio di welfare di comunità. Assolutamente correlato al problema dell'accorpamento è quello che costringe i due territori, ex nono ed ex decimo, a far riferimento a due diversi distretti sanitari, ASRMB e ASRMC. Su tale tema è stato aperto un serrato confronto che dovrà condurre all'unione dei due distretti, che come dati regionali confluiranno nella RMC. Comunque, faccio una parentesi su questo, è un tema piuttosto complesso, perché in realtà soprattutto i cittadini dell'ex decimo municipio hanno la fortuna di aver avuto un servizio, una ASL di ottima qualità, con ottimi servizi, e il problema degli accorpamenti noi ci siamo battuti da sempre per far sì che si prendesse ad esempio le migliori pratiche e non all'inversa. Ultimamente abbiamo raccolto da parte dei diversi operatori della ASL Roma B la preoccupazione che una annullamento della ASL Roma B sul territorio del nostro municipio potrebbe comportare un abbassamento o una perdita della qualità del servizio che finora c'è stato. Allora, su questo abbiamo intenzione di aprire un tavolo, nel senso anche di verificarne la validità dell'accorpamento in un'unica ASL, o se invece non sia il caso che un municipio così importante, così popoloso come il nostro,
se lo paragoniamo a Bologna, Bologna certamente non ha una unica ASL per tutta Bologna, no? Per cui dovremo anche rivedere questa cosa. Per quanto riguarda l'istituzione delle case della salute, il municipio si sta adoperando affinché sul nostro enorme territorio ne vengano realizzate due. Per l'esattezza, con la trasformazione del poliambulatorio di via Antistio e la predisposizione dello spazio di Arco di Travertino, come già accennato precedentemente, rispetto a cui il dottor Carlo Saitto, direttore generale della AS Roma C, ha affrontato più volte l'argomento con me nel corso della conferenza locale per la sanità, percorso coronato da una richiesta esplicita rispetto ad Arco di Travertino, alla quale ho risposto positivamente. Passando poi ad uno dei tratti caratterizzanti del nostro municipio, il commercio, dobbiamo ammettere che c'è ancora molto da fare per mettere ordine in diverse situazioni problematiche. Rispetto al commercio ambulante, all'abusivismo, ai mercati rionali e o in sede impropria e alla definizione di criteri guida per la concessione di suolo pubblico per iniziative varie. Abbiamo chiesto al Corpo di Polizia Municipale di predisporre interventi a cosiddette pattuglie miste, superando la segmentazione delle competenze che attribuiscono ad alcuni la sola materia della viabilità, ad altri la materia amministrativa di verifica del commercio ambulante e di conseguenza di quello abusivo. È un elemento che risolverebbe molte questioni legate al caos che si genera lungo le principali vie commerciali, la sosta selvaggia e i marciapiedi impraticabili, ma soprattutto ci sottrarrebbe alla dura critica dei cittadini che a volte osservano la polizia locale passare e non intervenire senza sapere che gli stessi vigili urbani hanno competenze segmentate che gli impediscono di sanzionare alcune irregolarità che esulano dalla loro materia. Questa è una delle tante modifiche dell'amministrazione che saluteremo con grande piacere, perché renderebbe sia i controlli sia l'attività stessa dell'amministrazione più efficace. Non ultimo, sempre in materia di omogeneizzazione fra i due ex ambiti municipali, siamo partiti dalla delibera approvata con risoluzione di Consiglio Municipale dell'ex Municipio IX, che ha dato buoni risultati, e abbiamo approvato in giunta i criteri guida per la concessione di suolo pubblico per iniziative varie, estendendola all'ex Municipio X, delibera tesa ad organizzare e regolamentare in maniera chiara e standardizzabile le iniziative di carattere commerciale, culturale e sportivo su aree pubbliche. Sappiamo che il piano è approdato al lavoro della Commissione e speriamo che quanto prima arrivi in Consiglio per dare anche ai nostri uffici uno strumento utile al lavoro. Ma solo per darvi un'idea del lavoro che comunque svolgono i nostri uffici, seppur fra mille difficoltà, voglio darvi qualche numero che probabilmente i cittadini non inquadrano, ma che è vostro dovere conoscere, anche per spiegare che un'amministrazione come la nostra gestisce una mole di atti tali che, quando sembra non produrre cambiamenti, forse è perché è sommersa dalla gestione ordinaria. Il nostro municipio conta 310.753 residenti, di cui 27.709 stranieri. E come tutti sappiamo, il numero dei domiciliati e di quelli che lo attraversano ogni giorno è ampiamente superiore. Abbiamo emesso nel 2013 ben 182.750 atti, fra certificati, atti motori, cambi di residenza. Ospitiamo nel nostro territorio 14.495 esercizi commerciali e 1.511 pubblici esercizi. E abbiamo lavorato e autorizzato pratiche per 1.929 concessioni di suolo pubblico, temporanee e permanenti. Fra i dati dolenti annoveriamo la presenza di ben 98 sale da gioco, verso le quali la nostra attenzione, come lo è stata quella del Consiglio, è sempre alta, ma rispetto a cui possiamo ancora molto poco. Ho aderito con tutti gli altri presidenti, ormai un anno fa, al protocollo Municipi senza mafie, e in diversi ambiti siamo riusciti a proporre iniziative di sensibilizzazione su questo tema, come nel caso della collaborazione con l'associazione Rita Atria o con l'associazione Da Sud per commemorare Don Peppe Diana. Abbiamo sostenuto fortemente la realizzazione della giornata nazionale Slot Mob e organizzato alcune iniziative a scuola.
ma fuori dal doveroso impegno culturale dobbiamo ancora fare molto per tradurre in atti concreti le buone pratiche antimafia in una città che ormai non può più nascondere la presenza della criminalità organizzata riconducibile alle mafie e ai loro interessi, e da oggi abbiamo visto le sue ramificazioni. Sempre nelle azioni di contrasto al GAP, gioco d'azzardo patologico, abbiamo partecipato al bando della Regione Lazio, giunta regionale 314 del 2014, per la richiesta di accesso al contributo per la realizzazione di interventi di interesse sociale con un progetto per borse lavoro destinate fra l'altro al sostegno di persone fragili e ludopatiche. Nel momento di grande tensione e confusione che attraversano da qualche mese i dipendenti del Comune di Roma, noi siamo coinvolti nostro malgrado e a prescindere dai meriti o dalle competenze del nostro operato e da quella che è l'attività del municipio. È chiaro e comprensibile che se non si definisce il futuro del contratto decentrato non avremo in nessun ambito la serenità necessaria e lo spirito di appartenenza per far fronte alle difficoltà della pubblica amministrazione. E ci auguriamo che l'epilogo di questa vicenda sia equilibrato e gratificante per tutte le parti coinvolte. Ma anche e soprattutto in questo ambito, cioè la gestione del personale, il nostro municipio paga un pegno più alto di altri, perché come già evidenziato sopra, scontiamo un accorpamento fra due ambiti territoriali profondamente diversi fra loro. Questo fa sì che tutto il lavoro svolto fino ad ora, per omogeneizzare procedure e modi di lavorare, oltre ad essere estremamente impegnativo, risulta a volte difficile di metabolizzare, perché inevitabilmente c'è una parte del personale che vive l'adozione delle nuove pratiche come una critica alle prassi adottate in precedenza. Forse paghiamo anche una direzione apicale che alla prima esperienza municipale non è riuscita a far sentire un maggior coordinamento delle operazioni, una guida sicura, un coinvolgimento più capillare e costante dei dirigenti delle PO per accompagnare i nostri dipendenti verso un cambiamento necessario per quanto deciso nostro malgrado e a spese di tutti i cittadini. A questo si aggiunge che mentre la Ragioneria Generale ci misura con parametri non perfettamente rispondenti alle necessità di un municipio, in termini di quantità, ma soprattutto di qualità, catalogandoci in sovrannumero rispetto al best practice, noi sentiamo la carenza di alcune figure specifiche, adeguatamente formate, che colmerebbero alcune lacune quantitative e qualitative presenti in diversi nostri uffici. Eppure, mentre ci dicono che siamo in troppi, nessuno afferma i trasferimenti in entrata di personale non formato e non adeguato ai servizi ai cui viene assegnato, mentre prosegue l'emorragia di figure e risorse professionali che vengono autorizzate a lasciare il municipio VII per nuove e diverse destinazioni e che lascia vuoti di cui nessuno si fa carico. Questo è un tema storico per i municipi, perché ovviamente l'attrazione verso i dipartimenti o verso strutture centrali per tantissime ragioni è sempre stata molto alta e l'attrazione verso i municipi purtroppo è sempre stata molto bassa, e questo è un tema su cui noi presidenti abbiamo chiesto che vengano adottate delle misure che possano in qualche modo garantirci sia nella qualità che nella quantità. In questa situazione di sofferenza e difficoltà, in cui non è secondaria l'esistenza di due sedi municipali invece di una sola, cerchiamo di tenere insieme le necessità dei nostri cittadini e i cambiamenti che dobbiamo affrontare. Fra i cambiamenti cui va incontro il nostro territorio è risaputo che mentre gli sviluppi urbanistici toccano solo con alcuni possibili interventi le aree dell'ex municipio IX, nell'ex municipio X c'è una sommatoria di piani da approvare e portare avanti a cui, limitatamente ai poteri non conferiti ai municipi, abbiamo fatto un lungo lavoro di concerto con gli uffici e i comitati attivi in tutti i territori interessati. Nel redigere la parte urbanistica di questa relazione rimane atto dovuto scrivere ancora una volta che il municipio VII è in realtà, per estensione e popolazione, una seconda città all'interno di Roma Capitale, frutto di scelte quantomeno irrazionali e mal programmate, con le conseguenti ripercussioni nella gestione dello stesso territorio e nei servizi da rendere ai cittadini. Appare evidente che fra tutti l'ambito urbanistico edilizio ne è rimasto coinvolto a tal punto da necessitare di impegni ed energie notevolmente superiori per assistere sia ai numerosi ambiti di programmazione urbanistica in essere o da pianificare, sia per gestire una quantità elevatissima di interventi edilizi diretti promossi dai singoli soggetti. Solo per avere contezza immediata di quanto espresso, si riporta che nel nostro municipio sono individuati dal nuovo piano regolatore 20 ambiti di programma integrato,
27 diversi ambiti di pianificazione urbanistica particolareggiata approvati in corso di approvazione. Inoltre vengono svolte dagli uffici circa 6.600 attività di istruttorie urbanistico-edilizie ogni anno, con i relativi sopralluoghi quanto necessario. Detto ciò, andiamo a fare una carrellata degli ambiti di pianificazione urbanistica che maggiormente interessano il municipio e che hanno conseguentemente impegnato il mio mandato. Il Print XA2 Ciampino. Nel prendere atto della pubblicazione del bando del Dipartimento PAU, conseguenza di quanto già avviato nella precedente gestione, abbiamo assunto una decisa posizione critica con gli organi tecnici e politici centrali, che ha condotto a breve distanza alla sospensione del medesimo bando con la seguente motivazione: in quanto la UO competente è in attesa di condividere con il municipio i successivi adempimenti sia in ordine al processo di partecipazione pubblica alle trasformazioni urbanistiche, sia in ordine al processo di formazione dello stesso programma integrato da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina, chiuse virgolette. Il mandato ricevuto con la risoluzione del Consiglio Municipale numero 5 del 7 novembre 2013 ha avuto come conseguente azione l'avvio di un tavolo tecnico con l'assessorato di riferimento, che dopo aver preso atto della legittimità procedurale e della non praticabilità tecnico-giuridica della revoca della deliberazione di Giunta Capitolina 272 del 2013, ha ricondotto ad un nuovo confronto sull'intervento. Questa nuova evoluta fase, mancata nella precedente gestione, ha messo in luce nei diversi incontri e corrispondenze con l'assessore Caudo ed il Dipartimento PAU significative variazioni e criticità, soprattutto in merito al riconoscimento degli extraoni generati dal print. Da qui siamo ripartiti per la fase partecipativa che, coinvolgendo la comunità territoriale e i cittadini in generale, si è chiusa con gli atti che conoscete da parte della Giunta, una memoria che valorizza il lavoro degli uffici e il confronto con l'assessore Caudo, da parte dei comitati i contributi sulla definizione delle opere di quadrante e da parte del Consiglio con la risoluzione numero 18 votata a ridosso della chiusura del bando stesso. Print 4, 5, 5A e 6, Morena. Relativamente agli ambiti dei print di Morena e Casal Morena, in data 29 maggio ho organizzato nella sede del municipio un incontro con l'assessore alla mobilità, Guido Improta, con i cittadini e i comitati per esaminare le specifiche criticità del sistema della mobilità e dei trasporti pubblici e privati rispetto ai quadranti interessati dai print. Con lo stesso fine, il giorno seguente, 30 maggio, si è tenuta presso il Centro Sociale Anziani di Morena un'assemblea pubblica che ha avuto il duplice scopo di riformare sulle possibili soluzioni normativamente previste e di raccogliere le ulteriori necessità e suggerimenti dei cittadini e comitati di quartiere. La Giunta ha poi approvato, a fine luglio, una memoria che era tesa a correggere alcune difformità della scorsa consigliatura, in cui due diversi atti di giunta e di consiglio indicavano ambiti non perfettamente sovrapponibili. Ho così ritenuto opportuno promuovere una memoria che li raccogliesse tutti insieme, soddisfacendo le aspettative dei cittadini e accogliendo anche parte del dettato amministrativo che ho ereditato nei carteggi tra la direzione del municipio e il segretariato generale, rimettendo poi la definitiva valutazione al Consiglio stesso. Print Tor Fiscale, ambiti 2 e 2A. La procedura di formazione del print, avviato con risoluzione di Consiglio Municipale di aprile 2006, si è svolta con particolare intensità nel periodo 2008-2011, con lo svolgimento di numerosi incontri con la cittadinanza. Tale fase iniziale ha avuto punto di approdo nell'approvazione dello schema preliminare con delibera di giunta municipale numero 1 del 16 aprile 2012, inviato successivamente al Dipartimento PAU. Questo, in data 19 ottobre 2012, ha espresso parere favorevole di conformità urbanistica. Successivamente alla formazione dell'attuale Municipio Setti, si è dovuto estendere il processo partecipativo anche ai cittadini e alle associazioni dell'ex Municipio Decimo, dando origine all'incontro pubblico del 27 luglio 2014. Conseguentemente, ai sensi della deliberazione di Giunta Capitolina 192 del 27 giugno 2014,
ho sollecitato il Dipartimento PAU a dare seguito al dispositivo della deliberazione stessa. Appare opportuno considerare il traguardo così raggiunto del printer fiscale nato da una volontà politica ed elaborato concettualmente all'interno degli stessi uffici municipali. Questo è importante da rilevare perché ieri abbiamo fatto un incontro con l'assessore Caudo e i municipi e alcuni municipi, in particolare un municipio nostro vicino, cioè il quinto municipio, l'assessore competente ha rilevato la difficoltà dal punto di vista tecnico-amministrativo del municipio stesso per far fronte agli impegni che riguardano i programmi integrati. Noi questa cosa nella passata consigliatura è una delle poche aspetti positivi che abbiamo potuto ricordare e citare. Centro polifunzionale Appio Primo. A seguito della ripresa dei lavori da parte del soggetto attuatore dell'accordo di programma, nel novembre del 2013 il municipio ha partecipato a diversi incontri presso l'assessorato Roma Produttiva, in occasione dei quali ha manifestato tutte le criticità dell'intervento, peraltro già evidenziate nell'ambito tecnico della conferenza dei servizi dal dirigente della unità organizzativa tecnica. In data 29 maggio 2013, la Giunta Comunale di Alemanno approva la variante in corso d'opera in cui si autorizza la stipula di apposita convenzione che non tiene conto delle forti criticità sollevate dal municipio. Successivamente, negli incontri con il Dipartimento PAU, si è riusciti ad evidenziare in modo inconfutabile sia l'assenza del collegio di vigilanza previsto per legge per gli accordi di programma, sia la chiara attribuzione dell'organo di controllo sull'intervento, riuscendo ad ottenere l'avvio delle procedure di nomina del collegio di vigilanza che dovrebbe essere finalmente concluso perché mancava la nomina del rappresentante del SIMU. La parte di intervento in regime di edilizia privata è in questi giorni al vaglio dell'ufficio ispettorato edilizio. Programma di compensazione urbanistica IGEA 98. Ah, una parentesi sempre sul Appio Primo. In realtà questo complesso che ha un problema piuttosto importante, che è sempre stato segnalato dalla precedente amministrazione dell'ex nono municipio e dalla stessa relazione tecnica fatta dai nostri uffici, è il rapporto il rapporto standard fra posto macchina, cioè il parcheggio, e le attività che si svolgono. Questo è un tema importante perché recentemente il comandante Botta aveva ricevuto la richiesta di occupazione di suolo pubblico per poi andare a una ancora ufficialmente a noi non comunicata inaugurazione, che però il comandante preventivamente ha dato il diniego in quanto ritiene che sotto le feste di Natale, perché si parlava di metà dicembre, aprire un centro commerciale di quella portata, con tutte le implicazioni che questo avrà dal punto di vista della mobilità, del traffico e della sosta, è una cosa insomma che potrebbe riportarci se ve lo ricordate, l'apertura, credo che era Troni, se non ricordo male, a Roma Nord, che bloccò praticamente tutto il quadrante. Programma di compensazione urbanistica IGEA 98. Questo programma di compensazione è esempio chiaro di quanto la pianificazione urbanistica promossa da soggetti privati e gestita a livello centrale sia intimamente connessa all'attenzione e al controllo del proprio territorio da parte del municipio attraverso i propri uffici tecnici. Questo, in modo particolare, in ambiti territoriali di elevata sensibilità urbanistica, sociale ed ambientale. Attraverso il meccanismo della compensazione, la proposta del soggetto richiedente prevedeva l'inserimento nella zona dell'Acqua Santa di una notevole quantità di cubatura distribuita in 6 edifici di 3 piani ciascuno. L'impegno profuso degli uffici e la volontà politica espressi nelle diverse sedi hanno raggiunto il traguardo sancito con la chiusura negativa del procedimento di compensazione in data 19 maggio 2014 a firma della Direzione Pianificazione Generale del Dipartimento PAU. Attività unità organizzativa urbanistica. Merita necessariamente un discorso a parte il ruolo della unità organizzativa urbanistica e le relative attività accennate in premessa. Anche in questo, il modo con cui ha visto luce la nascita del nuovo territorio municipale ha distorto le funzionalità già presenti e consolidate
del nuovo territorio municipale, necessitando un livello elevato ed impegnativo di coordinamento logistico e procedurale che ha condotto ai limiti del collasso la struttura operativa coinvolta. Vale la pena ricordare, semmai ce ne fosse bisogno, che mentre per gli interventi di pianificazione urbanistica indiretta il municipio non ha diretto ed esclusivo ruolo decisionale, il controllo, la gestione ed i conseguenti atti a contrasto delle violazioni urbanistico-edilizie rappresentano sua diretta espressione e responsabilità in ambito tecnico, amministrativo e penale. Questo aspetto, sommato alla considerevole quantità e diversità dei compiti di istituto, riportati nella scheda allegata, unitamente a quanto sancisce la succitata delibera 192, che ancora una volta mette in evidenza il mancato decentramento di Roma Capitale anche e soprattutto in materia urbanistica, disegna le difficoltà con cui questa materia si confronta ogni giorno in ambito municipale. I cittadini ci hanno inoltrato solo nell'ultimo semestre 38 segnalazioni in merito al degrado, all'incuria, all'abbandono del verde pubblico, ma nonostante il nostro municipio ospita territorialmente parchi meravigliosi e ville storiche, alle nostre competenze sono demandate piccole aiole e sparti traffico, e peraltro senza risorse. Abbiamo più alberi di Torino, ma non siamo noi a doverne curare il buono stato, neanche questo ci è stato demandato. E quando abbiamo sollecitato l'ente competente per essere dotti sulla programmazione degli interventi sulle alberature, ci hanno risposto che in questa fase possono intervenire solo per le emergenze. A fronte delle poche competenze dobbiamo sottolineare che le risorse sono ancora più risibili, tanto che un risultato importantissimo, vanto della scorsa consigliatura, ci ha visto obbligati alla resa. Abbiamo dovuto restituire parte delle competenze di Villa Lazzaroni al Dipartimento Ambiente, con il quale abbiamo fatto una convenzione che comunque, con il nuovo bando che è stato da poco concluso, le cooperative che si incaricano dell'apertura, della chiusura, della manutenzione dovrebbero ripartire. Dopo i lavori di ristrutturazione e sistemazione del verde orizzontale e verticale degli arredi di Villa, eravamo riusciti a tenerla nelle competenze del municipio e i cittadini hanno mostrato tutto il loro apprezzamento per come l'abbiamo saputa valorizzare. Ma a ridosso dell'estate, in assenza ormai evidente delle risorse necessarie per continuare a curarla, ho dovuto chiedere al Dipartimento di condividere una convenzione affinché si facesse carico della manutenzione del verde orizzontale e verticale, lasciando a noi solo l'onere della pulizia dei viali e delle operazioni di apertura e chiusura. Nel frattempo si stanno ultimando presso il Dipartimento le procedure da cui dovrebbe riprendere l'iter normale che garantirà il decoro e la conservazione di Villa Lazzaroni. Ringrazio i cittadini che nel momento di criticità sono intervenuti diverse volte, non solo a segnalare guasti al sistema di irrigazione e a volte la mancata chiusura notturna della villa, ma anche perché in più momenti si sono attivati spontaneamente per pulirla e garantirne un maggior decoro. Degno di nota invece l'incontro pubblico del 30 ottobre, organizzato da Italia Nostra, che vedeva insieme il nostro e l'ottavo municipio, i comitati, la sovrintendenza, pronti a riprendere un percorso comune per ribadire alcuni punti quali: l'approvazione del piano di assetto, il rispetto dei vincoli, sto parlando ovviamente del Parco dell'Appia Antica, il rispetto dei vincoli paesaggistici, il risanamento dell'Almone, il trasferimento delle attività produttive incompatibili, una nuova disciplina del traffico, l'assegnazione a bando pubblico dei beni comuni del parco. La proposta ci vede fortemente motivati in un percorso su cui già in passato abbiamo dato impulso e contributo, basti pensare al recupero del casale della Vaccareccia e dei casali del parco di Tor Fiscale, oltre che alla difesa dell'area di Torre del Fiscale e dei giardini Niccolò Blois, dal raddoppio dell'infrastruttura ferroviaria di eccessivo e discutibile impatto ambientale. Ben più drammatica la situazione che ci vede costantemente impegnati nel tentativo di arginare la deriva dell'emergenza rifiuti. In questo caso le segnalazioni dei cittadini sono, solo nell'ultimo semestre, ben 236, di cui un buon 60% ha avuto prontamente riscontro positivo. L'emergenza rifiuti ha messo in ginocchio Roma, facendole pagare il ritardo e la mancata programmazione di un vero piano alternativo alla improrogabile e necessaria chiusura di Malagrotta. Noi, come in altre materie che più affaticano la quotidianità delle persone, non abbiamo nessun potere di intervento direttamente su AMA, ma non per questo non abbiamo condotto una vera e propria battaglia con i suoi rappresentanti e con l'assessorato competente.
un fitto carteggio intensificato dopo la risoluzione del Consiglio Comunale del 16 gennaio, ha portato già in primavera due tavoli di lavoro con il Presidente Fortini, il 6 maggio e il 10 giugno, oltre ai numerosi incontri con l'assessore Stella Marino, che si sono tradotti in un impegno che il Direttore Generale Fiscon aveva preso con lettera dell'11 luglio ultimo scorso, in merito alle richieste raccolte da cittadini e territori ed inoltrate come emergenti, quali ad esempio la sperimentazione della nuova raccolta porta a porta, almeno nella zona di Morena e Osteria del Curato, l'intensificazione degli interventi di pulizia in alcune aree più sensibili, il riposizionamento dei cassonetti in strade in forte criticità, come ad esempio via Flavio Stilicone. A questo carteggio è seguita un'assemblea pubblica da noi organizzata in municipio il 22 luglio, in cui i comitati hanno potuto direttamente interrogare e sensibilizzare i vertici di AMA su tutte le questioni che più ci riguardano. Di queste operazioni, date come prossime alla realizzazione, troppo poco è stato fatto e i nostri territori sono ancora in grande sofferenza, seppur ridotta rispetto al periodo di inizio estate, ancora su una soglia di decoro non accettabile. A questo punto ho rinnovato la mia richiesta all'assessore Stella Marino di riunire in un unico tavolo alla sua presenza il presidente dell'AMA, il direttore generale AMA Fisconi, il direttore del Dipartimento Tutela Ambiente Altamura, per affrontare nella sua complessità le tematiche di cui sopra, di un municipio settimo che, racchiudendo uno spaccato della città di Roma, non può più attendere. Posso anticiparvi che questo è già successo, si è fatto questo tavolo, ho ribadito e risollecitato tutti i punti che eravamo già in parte avevamo affrontato e ho chiesto una risposta possibilmente scritta laddove una volta finita la verifica che dovevano fare per quanto riguardava Morena, per la raccolta porta a porta in termini di costi e di possibilità di personale. Io ricordo sempre che siamo sempre a meno 90 operatori dell'AMA in tutto il settimo territorio e dunque informerò chiaramente il Consiglio e i cittadini appena avremo qualche riscontro. In attesa che il decentramento si realizzi su temi così importanti, ci sono state diverse occasioni pubbliche in cui i comitati di quartiere e le comunità territoriali, che ne ricomprende tanti, hanno partecipato portando proposte valide e strutturate, ma non sono state le uniche occasioni di ascolto. Ho infatti incontrato ben 11 comitati, alcuni più di una volta, e realizzato con loro una decina di passeggiate di quartiere. Ho dialogato con i movimenti, con i sindacati, ho incontrato cittadini in realtà territoriali. Ma resta il fatto che il municipio settimo è una delle più complesse e popolose città italiane e che i nostri cittadini ne fanno parte loro malgrado, senza aver potuto esprimere nessun tipo di parere quando si consumava in Consiglio Capitolino la delibera che ha portato a questo insano accorpamento. Costruire l'idea e l'identità di un municipio unico che sapesse funzionare bene e per i suoi cittadini era ed è ancora una sfida molto dura. La stiamo percorrendo in salita, cercando di non lasciare indietro i più deboli, i servizi essenziali, la capacità di intravedere la fine della salita stessa, in un contesto generale in cui tutto intorno a noi sembra precipitare. Ero e sono ancora convinta che questa sfida si può vincere, ma per giocarci tutte le nostre possibilità è indispensabile una fortissima coesione, che faccia la sintesi dello stato dell'arte e ottenga dal Campidoglio tutti gli strumenti utili a dare le risposte che tutti si aspettano da noi. È indispensabile se vogliamo dare il nostro contributo al cammino verso il decentramento e se vogliamo restituire ai cittadini fiducia nell'istituzione, che in questa faticosa regata si remi tutti insieme senza perdere colpi, facendo tesoro della disponibilità che le nostre unità organizzative ci stanno dimostrando, non senza difficoltà, e rivendicando unitamente le attenzioni e le risorse per portare la nave in porto, senza arenarci sugli scogli che incontriamo sempre più fitti e senza deviare la rotta verso mete apparentemente più appetibili che altro non fanno che allungare il viaggio. Grazie. Adesso, consigliere Giulia, puoi leggere il... Presidente, adesso da 10 minuti perché ci ha ammazzato. Stanco? Ci ha detto di tutto, io ce l'ho aperta. Dovevi mettere a posto un po' le idee, che è tutto lì, perché se ci dà un po' di tempo ci riprepariamo. Se no, che stiamo a fare qui? Ha detto tutto. Quindi possiamo anche... No, a parte gli scherzi, Ciclone ci ha ammazzato, ha 37 pagine, ha fatto 20 anni di lavoro. Io non so come ha fatto. Va bene, consigliere, già poi nel suo intervento queste cose... ce le potrà dire. Allora, procediamo con gli interventi degli assessori. Io
diciamo, la relazione della Presidente è stata intensa e lunga. Posso chiedere agli assessori di fare... Allora, l'assessore poi lo intervento, se no, diciamo, l'invito ad avere insomma un tempo adeguato, cioè, cerchiamo di stare tutti quanti nei 10 minuti. Sono le relazioni della giunta e degli assessori. Cioè, Presidente, per favore. Allora, io credo che 10 minuti per gli assessori sia più che sufficiente. Allora, cominciamo con l'assessore Morgia? La prima in ordine sta qui? Comincia l'assessore Simone leggendo Chiara Giassicatusa. Allora, l'assessore De Simone, prego. Prima che... Scusate, per favore. Allora, io invito i consiglieri che vogliono intervenire, diciamo, anche per regolarsi con i tempi, a richiedere l'intervento. Io ho 2 interventi, richieste di interventi per adesso, entro, sono le 16.10, entro le 16.20, 16.25, chi vuole intervenire fa una richiesta così... possiamo organizzarci meglio. Vabbè, allora, prego assessore De Simone. Allora, no, il termine ormai è scaduto il tempo. Lo so. Ci sono 2 richieste di 30 minuti presentate all'inizio della discussione, 30 minuti ormai no. Consigliere Patrognola. Consigliere Patrognola, 30 minuti non sono più ammessi. Consigliere De Simone, prego. Allora, questa che leggerò è la parte che riguarda l'assessore Gian Siracusa, che è assente per i motivi che diceva poc'anzi la Presidente. Allora, bilancio. L'approvazione del bilancio è avvenuta tra mille difficoltà, ma dal giorno dell'insediamento la situazione è migliorata. Approvato il bilancio 2014 a luglio, le difficoltà le riscontriamo ogni giorno. Rispetto ad una scarsità generale delle risorse a disposizione, il bilancio 2014 ammonta a 19.700.000 euro, i maggiori problemi riguardano la manutenzione edifici e l'assenza di fondi su sport e cultura. Si registra invece una grande attenzione per i servizi sociali, che Roma Capitale ha provveduto a mettere in sicurezza per tutto il 2014, sbloccando per questo ambito il patto di stabilità e aumentando le risorse per il municipio. I fondi messi a disposizione sono già stati impegnati per assicurare il proseguimento dei servizi. Le entrate sono in linea con le previsioni e ad oggi ne risultano già accertate per il 98%, che al 31 dicembre saranno effettivamente riscosse per la quasi totalità. Anzi, si registrano maggiori entrate per circa 150.000 euro sulle contravvenzioni alla legge urbanistica che il municipio utilizzerà per finanziare ulteriori opere di interesse specifico, ancora da individuare. Nota estremamente positiva, nel bilancio 2014 è di nuovo presente il piano investimenti, che per il nostro municipio ammonta a circa 5.600.000 euro. Personale, anche qui la situazione di incertezza è dovuta alle questioni generali che attengono al comune di Roma Capitale. È in corso la verifica puntuale del personale, con particolare attenzione ai pensionamenti appena avvenuti e a quelli che avverranno. Il numero dei lavoratori che usufruiscono della legge 104, il numero dei lavoratori disabili, il numero dei funzionari di categoria D per ogni unità organizzativa. Criticità da rappresentare con maggior forza sono la necessità di definire il numero delle posizioni organizzative nel municipio. Ad oggi sono 17, a fronte di una necessità già rappresentata di 24, necessarie per mantenere la qualità del lavoro amministrativo e l'efficienza del servizio. È necessario che il Comune garantisca la sostituzione del personale che va in pensione e che provveda al reintegro di funzionari di categoria D che ad oggi mancano. In grande difficoltà la UOA, Unità Organizzativa Amministrativa, e per la carenza di personale e l'assenza di posizioni organizzative all'interno del SUAP.
È poi necessario che il Comune di Roma accompagni i criteri del best practice con percorsi di formazione adeguati affinché i dipendenti assegnati al municipio siano messi realmente nelle condizioni di poter svolgere al meglio le mansioni che sono assegnate loro. Ad oggi i criteri adottati da Roma Capitale per determinare le necessità di organico del municipio sono criteri assolutamente teorici che non tengono conto delle effettive capacità e della formazione del lavoratore. Un esempio, le educatrici scolastiche assegnate a funzioni amministrative, necessità di nuovi criteri quindi per una valutazione reale della produttività effettiva. Necessità di una seria pianificazione della turnazione richiesta sui servizi a rischio anticorruzione. Cultura. Sulla cultura ci si muove con difficoltà a causa dell'assenza di fondi, zero in bilancio sul centro di costo. Nonostante questo, in questo primo anno abbiamo promosso importanti iniziative che hanno coinvolto le realtà associative del territorio in un percorso di condivisione e di partecipazione a costo zero. I percorsi di genere, il 25 novembre per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le iniziative organizzate per l'8 marzo, la partecipazione al Race for the Cure per il sostegno della prevenzione e della cura dei tumori al seno. I percorsi sulla memoria storica, le celebrazioni e le iniziative organizzate per il 70° del rastrellamento del Quadraro, mostre, proiezioni di documenti, presentazione di libri e convegni, la partecipazione alla pedalata della memoria, la partecipazione alla settimana Rainbow per i diritti civili, il sostegno alle iniziative per la integrazione. È evidente che l'assenza di qualsiasi risorsa sul centro di costo per l'attività culturale riduce di molto la capacità di promozione e programmazione che il municipio dovrebbe poter esprimere, ma anche qui si registrano segnali positivi. Il Dipartimento ha appena messo a disposizione di ogni municipio 50.000 euro per le attività legate al Natale, al Capodanno, al Carnevale, alle domeniche ecologiche e sui quali il municipio sta predisponendo un avviso pubblico. Speriamo che la promessa che nel nuovo bilancio saranno presenti fondi direttamente sul centro di costo relativo alle attività culturali sia e venga rispettata. E poi pronta una proposta di delibera consiliare per la unificazione dell'albo delle associazioni culturali e della istituzione dell'assemblea delle associazioni culturali del municipio Roma 7. Questa era la parte che riguardava l'assessore Gian Siracusa, ora c'è l'altra parte della relazione che riguarda invece il sottoscritto. Sull'abusivismo commerciale. Sul tema dell'abusivismo commerciale si è realizzato un confronto con la dirigenza della polizia locale, gruppi 7 Appio e 7 Tuscolano, per svolgere un servizio su strada con pattuglie miste, viabilità e amministrativa e non segmentato per competenze. Ciò al fine di migliorare ed aumentare l'efficienza dell'azione e della presenza nel territorio delle autorità di polizia locale. È stata altresì avviata un'azione per realizzare la segnaletica orizzontale in corrispondenza delle postazioni di commercio su area pubblica per rendere più agevole l'azione di vigilanza da parte delle autorità preposte, nonché un'azione di autodisciplina e di controllo sociale anche da parte degli operatori stessi. L'azione di contrasto al fenomeno dell'abusivismo potrebbe richiedere anche un coordinamento con altre forze dell'ordine per eventuali necessità di supporto. Nel corso degli incontri tenutisi presso l'assessorato sul tema del commercio su area pubblica è stata rilevata la necessità di inserire nel dispositivo di concessione l'obbligo per l'operatore di realizzare a propria cura ed onere la relativa segnaletica orizzontale. I mercati rionali. In via Orvieto, di concerto con Dipartimento ed Assessorato competenti, si sta valutando la possibilità di un intervento di riqualificazione a seguito del censimento ed in vista di una eventuale razionalizzazione dei banchi ancora attivi.
Gli operatori puntano a rilanciare il mercato dopo le difficoltà causate dalla presenza dei cantieri per la metropolitana, ed il municipio credo che li debba sostenere in questo loro intento di riqualificazione. All'Appio Primo, dove è prevista la chiusura del cantiere in parte nei prossimi mesi, si dovrà procedere al trasferimento degli operatori di via Capponi secondo modalità che sono oggetto di confronto con gli operatori commerciali stessi e con le loro organizzazioni di rappresentanza sindacale. La situazione di degrado in cui versa invece il mercato di Piazza dei Tribuni è stata rappresentata più volte al Dipartimento e all'assessorato competenti. In attesa che vengano destinate risorse adeguate che consentano un'effettiva opera di riqualificazione, sono stati effettuati solo parziali interventi di chiusura delle buche presenti sul manto stradale per evidenti motivi di sicurezza che riguardano sia gli operatori che gli avventori del mercato. I banchi presenti invece in via Polia devono essere spostati nella antistante area di via Taurianova. C'è su questo già un parere favorevole espresso dalla polizia locale sulla nuova area di destinazione delle residue postazioni mercatali, ma vanno individuate delle risorse per attrezzare in modo adeguato la nuova area destinata ad ospitare questi banchi residui ancora presenti su via Polia. Il plateatico di via Menofilo conta ad oggi sulla presenza di poche unità di operatori ancora attivi. All'assessore Marta Leonori è stata proposta la realizzazione di una iniziativa sperimentale a tema sulla vasta area inutilizzata di questo plateatico. Interventi di razionalizzazione dovranno interessare anche altri mercati che si trovano in sede impropria e che hanno registrato nel tempo una progressiva e significativa riduzione del numero degli operatori presenti, via Gregorovius e via Verbani. Va sottolineato che la situazione in cui versano molti mercati rionali suggerisce di rivedere nel complesso le modalità di assegnazione dei banchi che si rendono disponibili all'interno dei singoli plateatici, superando il sistema del bando cittadino e pensando a delle procedure sempre di evidenza pubblica ovviamente, ma che siano più snelle e più veloci rispetto a quelle attuali, che spesso lasciano per anni i banchi vuoti all'interno dei mercati. Sui mercati settimanali, il mercato settimanale di Centrone, dopo un buon avvio, ha evidenziato un forte calo di presenza degli operatori vincitori del bando. È in corso una valutazione con gli uffici sull'ipotesi di modifica del giorno di realizzazione di questo mercato, che attualmente è il sabato. Per il mercato di via Ruggero Jacobi si sta valutando lo spostamento nell'area compresa tra via Tor di Mezzavia e via Metz. Per renderlo, siamo alle spalle del grande magazzino dell'IKEA, per renderlo più accessibile agli avventori. L'area in questione necessita di un intervento di sistemazione ed adeguamento. Il comitato di quartiere del quadrante di Gregna Sant'Andrea ha chiesto a questo nostro municipio l'istituzione di un mercato settimanale in via Alessandro della Seta, in considerazione della scarsa presenza di esercizi commerciali di vicinato in quella zona. Nell'area è stato fatto un sopralluogo insieme al comitato richiedente, verificate quindi la possibilità di fare la istituzione di questo mercato, e quindi si sta procedendo ad avviare le verifiche e le procedure di tipo sia politico che amministrativo per arrivare all'istituzione di questo mercato. Sul piano delle aree, l'accorpamento dei municipi ha creato la necessità di armonizzare le pianificazioni precedentemente fatte dai due municipi per l'uso delle aree pubbliche per iniziative di carattere commerciale, culturale e sportivo. Una proposta con l'indicazione delle aree e dei criteri di concessione del suolo pubblico è stata approvata dalla giunta municipale, è stata valutata dalle commissioni commercio e cultura per essere portata all'attenzione del consiglio municipale. Si tratta di uno strumento che tende ad organizzare la presenza delle diverse attività nel territorio secondo una logica di vocazioni e compatibilità territoriali, dando delle indicazioni ai cittadini e dagli operatori interessati, favorendo al tempo stesso anche il lavoro degli uffici dell'amministrazione.
Grazie assessore De Simone. Allora, chi di assessore che interviene? Assessore De Lillo, prego. Dunque, a 15 mesi dall'insediamento della nuova giunta capitolina e quella municipale, possiamo ovviamente arrivare alla conclusione che sono stati mesi difficili di riordino, di riassetto, di lotta per il reperimento di risorse per scongiurare l'interruzione dei servizi essenziali. A fronte di un progressivo peggioramento della situazione economica e di un'intensificazione del disagio sociale, la nuova amministrazione si è trovata di fronte a una situazione di Roma capitale al collasso. Il governo del sindaco Lamanno ci ha restituito una città completamente distrutta, sia da un punto di vista economico, tutti conosciamo le pazzesche cifre e i buchi di bilancio, sia da un punto di vista organizzativo. A chiusura del mandato, tra gli altri, due grandi regali restavano agli amministratori e ai cittadini. Scusi, per favore. Cortesia, capisco tutto, però dobbiamo stare un pochettino in silenzio, grazie. Prego, assessore. No, guardi, è solo l'inizio, poi ci concentriamo su quello che abbiamo fatto qua. A chiusura del mandato, tra gli altri, due grandi regali restavano agli amministratori e ai cittadini: l'accorpamento dei municipi e la delibera di riforma dell'assistenza domiciliare, la famigerata 355. Da non dimenticare la mancata approvazione del piano regolatore sociale cittadino, sulla quale ad oggi non abbiamo nessuna indicazione da parte dell'assessorato. Assolutamente correlato al problema dell'accorpamento è quello che costringe i due territori a fare riferimento a due distretti sanitari ASL, RMB e RMC. È di agosto comunque l'atto della Regione Lazio secondo cui il nostro municipio confluirà nella RMC. Per il momento si procederà ancora con i due distretti distinti che avranno un anno di tempo per attuare il cambiamento. Ovviamente dagli ultimi atti aziendali che sono stati presentati il 15 novembre scorso, in realtà la situazione è un po' cambiata, in quanto in entrambi gli atti aziendali RMC e RMB è scomparso il quarto distretto, e ovviamente su questa tematica ci stiamo confrontando con sia gli operatori dell'ASL che con il Comune. Dunque, quindi l'atto aziendale in realtà è stato già pubblicato. All'interno di questa complessa situazione il municipio ha partecipato alle diverse conferenze sanitarie tenendo un confronto serrato al fine di omologare le diverse procedure e soprattutto di garantire il giusto percorso per l'integrazione sociosanitaria. È da considerare che solo attraverso l'unificazione del distretto sanitario sarà possibile una reale collaborazione tra municipi e ASL volta all'organizzazione di un sistema sociosanitario che rispecchi le linee della nuova legge regionale sul welfare, legge peraltro non ancora ratificata dal Consiglio regionale. Secondo l'articolo 49 della legge sono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare mediante percorsi assistenziali integrati bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione. La legge individua nel distretto sociosanitario l'ambito territoriale La legge individua nel distretto sociosanitario l'ambito territoriale ottimale sia per la gestione associata dei servizi sociali sia per l'integrazione sociosanitaria. La legge ancora prevede che il piano di zona definisca sia gli indirizzi sia le risorse per l'integrazione sociosanitaria e la relativa ripartizione degli oneri tra ASL e comuni, e stabilisce che tali contenuti del piano di zona devono coincidere con quelli del piano delle attività territoriali del corrispondente distretto sanitario. A tal fine dispone che entrambi gli strumenti programmatori siano adottati d'intesa tra comuni associati e le ASL. La legge impone che comuni e ASL adottino una specifica convenzione per l'integrazione sociosanitaria secondo uno schema tipo approvato con deliberazione della giunta regionale e stabilisce che per l'organizzazione coordinata e integrata delle prestazioni sociosanitarie il direttore del distretto sanitario e responsabile dell'ufficio di piano operano l'intesa tra loro. Viene stabilita l'istituzione in ogni distretto sociosanitario del punto unico di accesso ai servizi sociosanitari, il PUA, al fine di favorire la fruizione da parte degli utenti dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari erogati nell'ambito del distretto. Si prevede altresì la necessità che in presenza di bisogni complessi della persona che richiedono l'intervento di diversi servizi e operatori, sia sociali sia sanitari, il piano personalizzato di assistenza debba essere predisposto da apposita unità valutativa multidisciplinare, in base a una valutazione multidimensionale della situazione della persona.
È prevista l'adozione di una metodologia di integrazione socio-sanitaria basata su progetti personalizzati, sostenuti dal budget di salute, costituiti dall'insieme di risorse economiche, professionali e umane necessarie a promuovere contesti relazionali, familiari e sociali idonei e favorire una migliore inclusione sociale del soggetto assistito. Premesso tutto questo, risulta evidente come questo percorso verso l'attuazione di una reale integrazione socio-sanitaria che ruota intorno al benessere della persona sia ostacolato dalla presenza nel nostro municipio dei due distretti. Attualmente il nostro ufficio di piano è stato predisposto con la presenza di entrambi i distretti e questo già in sede di conferenza locale ha mostrato le sue difficoltà. Pur ritenendolo fondamentale, ci preoccupa non poco l'idea che nei prossimi 12 mesi si procederà alla costruzione dell'unico distretto in capo alla RMC, perché temiamo che questo provochi un ulteriore rallentamento del processo di unificazione del nostro municipio e nella redazione dei piani di zona. La definizione dei rapporti con le ASL, con la compartecipazione a numerosi progetti territoriali, dovrebbe trovare la giusta collocazione in un tavolo centrale di lavoro per l'elaborazione di protocolli di intesa e di integrazione, senza i quali esisterà solo la collaborazione spontanea tra operatori sociali e sanitari che si sostituisce ad una politica di vera integrazione anche economica. Per quanto riguarda l'istruzione delle case della salute, il municipio si sta adoperando affinché ne vengano realizzate due sul municipio, per l'esattezza con la trasformazione del polo ambulatorio di Biantis e la predisposizione dell'arco di Travertino, anche se questo in questi giorni è messo piuttosto in crisi su quel polo ambulatorio di Biantis. Per quanto riguarda l'ultimo punto, siamo in perfetta sintonia con il dottor Zaitto, direttore generale dell'RMC, che ha affrontato più volte l'argomento nel corso delle conferenze locali per la sanità. La carenza del personale tecnico e amministrativo genera una difficoltà all'interno dei servizi, con un sovraccarico di lavoro, considerando che il nostro municipio conta 330.000 persone residenti e problematiche sociali enormi, soprattutto nel territorio dell'ex decimo. A fronte di tutte le difficoltà evidenziate, dobbiamo sottolineare che i due diversi municipi, pur afferendo a realtà sociali molto differenti tra loro, in tema di welfare avevano sviluppato pratiche innovative e servizi all'avanguardia, il cui sviluppo e integrazione ho ritenuto fin dall'inizio potessero costituire un fondamentale patrimonio per tutto il municipio. Dopo primi mesi passati in una fase di transizione con la presenza del dirigente WOSEX soltanto sull'ex nono municipio, da novembre 2013 abbiamo finalmente acquisito una direzione unica con la dottoressa Giovanna Giannoni. Sottolineo l'incombente del lavoro e la professionalità della dirigenza e del personale tecnico e amministrativo che non manca quotidianamente di dare ascolto e trovare soluzioni per i cittadini. È innegabile che la maggiore attenzione in questo anno è stata concentrata sulla gestione delle emergenze, facendo spesso fronte anche mese per mese alle carenze di risorse. È stato di fatto molto difficile lavorare sulla programmazione e l'ottimizzazione delle risorse, ritenendo sempre fondamentale mettere al primo posto la garanzia dei servizi essenziali, resa ancora più impellente vista la gravità dello stato sociale in cui versa la nostra città e il nostro paese. Nonostante le difficoltà affrontate, siamo riusciti comunque a garantire tutte le attività, il rispetto dei tempi e le scadenze. Considerando che le risorse sono state allocate sul bilancio frazionatamente, si ricordi che il bilancio 2013 è stato approvato nel mese di dicembre 2013 ed è stato possibile impegnare solo una parte dei fondi previsti nelle varie voci economiche. Euro 7.163.546 a fronte dei 12.183.251 destinati da progetto 2014, che parte delle somme allocate sul PEG del 2014 sono rimaste bloccate fino a luglio, altre a causa del patto di stabilità sono state sbloccate soltanto a fine settembre, che rispetto alle richieste avanzate nelle previsioni di bilancio motivate da schede progettuali dettagliate per i necessari tagli imputati alla pubblica amministrazione risulta mancante per il municipio settimo il bilancio sociale corrispondente a uno dei bilanci storici di uno dei due, nello specifico dell'ex nono, che attualmente manca ancora 1,5 milioni, questo come è stato già ribadito nelle relazioni precedenti, attualmente i 785.000 euro ci hanno consentito di chiudere l'anno anche garantendo l'assistenza indiretta e per finire di garantire la presenza delle AIC nelle scuole. Considerando tutto ciò, siamo riusciti a non sospendere alcun servizio di Liveas. A tal fine sono state reperite tutte le risorse possibili, ogni minimo fondo rimasto inutilizzato negli anni.
In sede di trattativa di tutti i municipi in occasione della presentazione della delibera di variazione di bilancio di fine settembre, proprio il nostro municipio è stato elogiato dai rappresentanti dell'assessorato al bilancio capitolino per essere l'unico ad aver impegnato tutto quello che era possibile nel bilancio sociale. Sono da ricordare in questa sede i disagi e i tagli di ore provocati dalla delibera 355, che alla data del nostro insediamento era già in applicazione nell'ex nono e che da marzo 2014 è stata applicata nell'ex decimo. A tal proposito si sono espressi con atti pubblici sia la Giunta con la memoria numero 5 del 31 marzo 2014 con la richiesta di superamento che il Consiglio, che grazie all'intenso e proficuo lavoro della Commissione Politiche e Sociali ha votato la risoluzione numero 13 del 15 maggio 2014 che richiedeva la modifica della delibera 355 per una nuova riforma dei servizi alla persona. L'assessorato in ottemperanza agli indirizzi politici ha aperto un tavolo municipale con la partecipazione degli esponenti delle commissioni politiche e sociali, degli enti accreditati, delle consulte per l'handicap, delle parti sociali e dei tecnici per raccogliere le proposte di modifica che in parte sono state accolte nella stesura delle linee guida dell'assessorato capitolino ancora in fase di discussione. Oltre al mantenimento dei servizi, in quest'ultimo periodo dell'anno abbiamo anche ripreso a scorrere le liste d'attesa di SAIS e SAISA. Al momento risultano per il SAIS 465 utenti coinvolti e circa 200 in lista di attesa su entrambi i territori. Per il SAIS 285 più i 180 che qui non sono riportati nella relazione dell'ex nono municipio e circa 400 in lista di attesa sull'ex decimo. Il municipio, al fine di potenziare il sistema territoriale dei servizi di assistenza domiciliare rivolti a persone in condizioni di fragilità e non autosufficienza, ha partecipato e vinto il bando del progetto On Care Premium, che permetterà di sperimentare servizi innovativi e di aprire ulteriormente le liste d'attesa. Attualmente il bando, che è stato pur vinto, non è ancora attivato a causa di un avvicendamento dei presidenti a capo dell'INPS. Per quanto riguarda la situazione pregressa con un elevatissimo numero di utenti in lista d'attesa per il servizio SAISA nell'ex decimo municipio, abbiamo ritenuto importante, pur con le esigue risorse a disposizione, estendere il progetto del centro servizi di Eterni Novi attivo nell'ex nono municipio a tutto il territorio. Il servizio innovativo, che svolge interventi specifici, attività di informazione, consulenza, accoglienza, orientamento, banca dati degli utenti e delle risorse sociosanitarie e attività di assistenza leggera, è un importante punto di riferimento territoriale per tutta la popolazione anziana del territorio e i loro familiari, che ha permesso di ridurre al minimo la lista d'attesa dell'ex nono municipio. Attualmente ci stiamo confrontando con l'assessorato capitolino che vorrebbe assumerlo come modello cittadino e stiamo costruendo importanti partenariati che possano consentire di estendere il servizio anche in altre sedi del territorio. Sempre al fine di snellire le liste d'attesa per gli anziani, ritenendo a tal fine di grande importanza favorire l'incremento di progetti per l'assistenza leggera e servizi aggiuntivi, il municipio ha partecipato al bando della Regione Lazio, della delibera regionale 314, per la richiesta di accesso al contributo per la realizzazione di interventi per l'invecchiamento attivo e ha sostenuto con lettera di intenti molti progetti presentati dagli enti del terzo settore, in risposta agli avvisi pubblici Fraternità e Innovatù pubblicati dalla Regione Lazio. Per quanto riguarda il SAIS Scuola, siamo riusciti a garantire fino all'apertura dell'anno scolastico il diritto allo studio e la socializzazione dei bambini diversamente abili attraverso il supporto degli operatori addetti all'assistenza. Considerando i numeri elevatissimi, 428 bambini con dato in crescita, è sicuramente un grande risultato, anche se nonostante lo sforzo da parte dell'amministrazione capitolina le risorse risultano ancora insufficienti. Un attimo, scusi un attimo, sì. Per favore. Credo che l'assessore stia facendo una fatica enorme per poter parlare. Chiedo all'Aula e anche ai consiglieri e assessori per favore di stare un pochettino in silenzio. Grazie. Prego. Prego, assessore. Scusi. Dunque. Per avere un controllo costante della situazione è stata costituita un'equipe tecnica amministrativa che costantemente effettua il monitoraggio delle scuole dell'intero territorio. Gli operatori tecnici partecipano ai GLH e ai GID municipali per condividere con le insegnanti, dirigenti, funzionari educativi i piani educativi individualizzati.
Dal momento che si è fatta una scelta di totale condivisione del servizio di assistenza scolastica con l'assessorato alle politiche scolastiche, si sta procedendo alla formazione di una seconda equip che dovrà occuparsi della stesura di una carta dei servizi, condivisa con le commissioni competenti, la Consulta, il comitato dei genitori e dirigenti scolastici, gli enti gestori e i rappresentanti sindacali degli operatori. In tal senso sono state avviate alcune consultazioni preliminari, mentre gli uffici di direzione stanno predisponendo gli atti amministrativi di costituzione dell'equipe municipale. La carta costituirà un vademecum anche per la stesura del nuovo bando per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica, che coinvolgerà tutto il territorio e che dovrà prevedere azioni innovative che consentano una sempre maggiore integrazione dei bambini, coinvolgendoli in attività educative, ludiche e culturali di gruppo, anche con il coinvolgimento di ulteriori figure specifiche specializzate soprattutto nella gestione dei disturbi dello spettro autistico. Anche per quanto riguarda i numerosi importanti progetti legge 38 del 2000, che ormai rappresentano livelli essenziali e necessari di servizio e non più azioni sperimentali, ci siamo trovati solo a fine marzo a confrontarci sulla ripartizione dei fondi regionali. Il municipio si è espresso con la memoria di giunta del 15 luglio 2014 per recepimento della delibera regionale linee guida per la redazione dei piani sociali di zona 2012-2014. In un percorso discusso e condiviso con la commissione municipale competente è stata adottata la linea politica di mantenere in essere, nonostante l'esiguità dei fondi, tutti i progetti fino a dicembre 2014, e così non abbiamo chiuso nessun servizio, a differenza di altri municipi che hanno dovuto procedere all'interruzione di progetti territoriali. Considerando che solo il 20 giugno la Giunta Capitolina ratificava la memoria per il recepimento dei fondi regionali, una parte dei quali arrivava al municipio il 13 agosto 2014, e che ad oggi non sono stati ancora totalmente trasferiti. È la terza volta che sono costretto a intervenire. Per cortesia, l'assessore sta facendo una fatica pazzesca per poter parlare. Chiedo all'Aula, agli ospiti, ai cittadini, anche ai consiglieri, per favore di stare un pochettino tranquilli, in silenzio. Grazie. Prego, assessore. Attualmente mancano ancora nel trasferimento dei fondi regionali circa 500.000 euro, che credo che a questo punto non avremo più modo di avere e anche soprattutto di impegnare entro dicembre. Nonostante questo, fino ad oggi sono appunto rimasti aperti sul territorio tutti i servizi che avevamo deciso di mantenere fino al mese di dicembre. A tal fine si è ritenuto di avviare le consultazioni territoriali. Abbiamo acquisito l'indirizzo di posta elettronica dedicato partecipazione sociale .mun07@comune.roma.it. Il 27 maggio è stato promosso il primo incontro pubblico, al quale sono stati invitati 160 referenti della rete municipale. L'incontro pubblico, al quale hanno aderito anche rappresentanti della Regione Lazio, ha inteso colmare in primo luogo l'esigenza di informare i principali attori del sistema integrale dell'interno interventi dei servizi sociali sull'evoluzione dei molteplici cambiamenti che lo hanno interessato, dall'unificazione dei municipi ex nono e decimo alle linee guida della Regione Lazio per la redazione dei piani sociali di zona per il periodo 2012-2014. Durante lo scambio informativo sono stati sollecitati alcuni temi e al termine dell'incontro sono state raccolte le schede di analisi SWOT rispetto al processo di integrazione dei due piani sociali di zona dei municipi ex nono ed ex decimo. Per cortesia, un attimo, non è possibile. Allora, per cortesia, scusate, no, però dopo la faccio parlare, adesso no. No, adesso non può. C'ha ragione. Adesso, per favore, dobbiamo proseguire con i lavori, grazie. Poi lo faccio parlare. Per cortesia, facciamo finire l'assessore, per cortesia. Allora, l'assessore ha quasi finito, per cortesia. Sembra inutile parlare in questa condizione. Cerchiamo di essere un pochettino ordinati, prego assessore. Allora,
successivamente all'incontro di fine maggio abbiamo comunque calendarizzato i tavoli che attualmente sono appunto partiti sul nostro municipio. Rispetto ai fondi 285 sono attivi 3 progetti nella sede di Villa Lazzarone e 5 progetti nella sede di Cinecittà, con la partecipazione di oltre 2.000 bambini e ragazzi dalle ludoteche e ai centri di aggregazione giovanile. È in fase di avvio anche il centro famiglie Socciarelli, ex Socciarelli, che ci auguriamo possa diventare insieme al centro famiglie di Villa Lais un punto di riferimento per la mediazione e il supporto familiare. Rimanendo molto preoccupante la situazione sociale dei giovanissimi, abbiamo promosso a dicembre 2013 un progetto sperimentale a favore dei ragazzi e adolescenti a grave rischio psicopatologico di devianza sociale. È intenzione del municipio istituire a breve una cabina di regia territoriale per analizzare e promuovere nuove progettualità all'interno della legge 285 per la redazione di un documento da sottoporre alla cabina di regia dipartimentale. Da tale discussione territoriale scaturiranno anche le linee guida per la redazione del nuovo bando di settembre 2015 che coinvolgerà l'intero territorio del settimo municipio. A tal proposito ci si è adoperati per condurre tutti i servizi e progetti a scadenze uniche per facilitare il processo di unificazione dei due municipi anche rispetto alle diverse procedure amministrative. È stata votata dal Consiglio la deliberazione numero 38 del 23 settembre 2014, l'istituzione della consulta dell'immigrazione e della disabilità, già istituita in modo permanente nei due ex municipi ma che necessitava di essere unificata. Sempre rispetto al processo di unificazione è stato svolto un intenso di lavoro di coprogettazione tra i due enti gestori, Cooperativa Cecilia e Cooperativa Meta, per la gestione del servizio del segretariato sociale. Il progetto rappresenta una vera e propria eccellenza nel nostro municipio e in questo momento è diciamo, la vera progettazione, coprogettazione alla quale ci dovremmo tenere per tutte le altre progettualità del territorio dove sono coinvolti più enti gestori. La situazione dei centri sociali anziani, appunto, ha richiesto un'attenzione particolare da parte dell'assessorato e della Commissione Politiche Sociali, che ringrazio per la preziosa collaborazione. Si è proceduto con il supporto fondamentale della direzione USEX alla definizione di un ufficio unico municipale che consenta un costante monitoraggio per il ricevimento delle istanze dei nostri cittadini. Sì. Scusate, prego, chi c'è, assessora? No, mi fermo un attimo, posso parlare di... Quanto le manca? Scusate, per favore. Sì, chiedo a questo punto un attimo, visto che siamo nell'argomento, una sospensione per ascoltare che cosa hanno da dire gli anziani presenti. Io pensavo che stesse... Appena finisce facciamo intervenire. Quanto le manca? Ancora un po'. Sì. Vabbè, allora io rubo 3 minuti. Scusate, un attimo solo? Sì. Un attimo solo, per cortesia. Allora, sospendiamo un attimo il consiglio, diamo, visto che ci sono tanti anziani presenti che vogliono evidenziare un loro problema del centro anziani, diamo la parola a un rappresentante per 5 minuti, poi riapriamo il consiglio e proseguiamo con i nostri lavori. Così dopo riprende l'assessore Dell'Illo. Allora, un intervento per cortesia, come si chiama? Francesco Sconti. Glielo chiedo perché dobbiamo scrivere. Francesco. Vabbè, Sconti. Prego. Prego. Allora, premetto che l'assemblea degli iscritti del centro anziani con 80 firme aveva richiesto un'assemblea straordinaria per oggi, depositandola sopra ai servizi municipali, e quindi questa assemblea era autorizzata. In funzione del centro che non è a norma, avevamo chiesto di usufruire della sala rossa. Noi siamo andati su, abbiamo visto che la sala rossa è vuota, non c'è stata concessa. Ora noi abbiamo fatto un'assemblea sotto autoconvocata, perché non è Sconti che si deve prendere le responsabilità che agli anziani gli viene tolto un servizio, perché vengono meno un servizio pubblico per gli anziani, ma bensì viene dalle omissioni dei servizi municipali che non hanno ottemperato alle norme sia di sicurezza e sia di handicap di questi anziani. Allora noi chiediamo che in funzione della chiusura del centro ci sia un impegno del municipio di fare al più presto, di fare al più presto per cortesia. Le
i lavori a norma che hanno prescritto i vigili del fuoco ed aprire il centro per permettere a questi anziani di usufruire di un servizio di cui loro ne hanno diritto. Il municipio può trovare i fondi straordinari e ripristinare subito il centro. Grazie a tutti. Grazie a lei, grazie a loro. Allora, grazie, scusate, non è... Scusate, per cortesia. Per... Consiglio, lo sai da quando i vigili in Spagna, i vigili del fuoco hanno fatto il pane? Scusate, allora. E allora c'è il capo. Scusate. Io voglio gli attori. Dato la possibilità di parlare, abbiamo sentito il problema. Abbiamo sentito il problema e verrà affrontato. Allora, per cortesia, calma, va bene? Buoni. Allora, adesso noi dobbiamo, scusi però, per cortesia, un attimo. Il presidente del municipio, oltre che il presidente del consiglio, ce la può dare per cortesia? Un attimo. Allora, un rappresentante del centro anziani ha evidenziato il problema. Vediamo se è possibile. C'è l'assessore De Lillo che dirà qualcosa anche su questo. Va bene? Prego, assessore. Allora, scusate un attimo. Allora, riprendiamo il consiglio. Prego, assessore. Intanto non capisco perché non vi sia stata data la sala rossa se ne avete fatto richiesta. Il responsabile è qua in questo momento, probabilmente sarete saliti in un momento in cui non c'era la persona. Ma mi sembra strano che non abbiamo dato l'autorizzazione. Vabbè, questo lo appureremo. Qualcuno ha viaggiato un pezzo di carta che c'è scritto che non si autorizzava l'utilizzo della sala rossa? No, abbiamo Adesso lo verificherò personalmente. Rispetto a quello che state evidenziando in questo momento, ovviamente per quanto mi riguarda il percorso con il centro anziano di Cinecittà è stato definito nel mese scorso con incontri che abbiamo fatto e che ci hanno portato alle soluzioni di cui siete ben consapevoli. Per quanto riguarda invece il verbale dei vigili del fuoco, a quanto a noi è stato sottoposto dalla dirigente Giannoni nella giunta di giovedì scorso. Per quanto mi riguarda, rispetto ai lavori, ovviamente non posso darvi una risposta, essendo io assessore alle politiche sociali, chiederò all'assessore Morgia di aggiornarvi sulla faccenda, perché ovviamente abbiamo incaricato lui di provvedere a capire come procedere rispetto alla gestione di questo problema. Prego l'assessore Morda se puoi rispondere a questo, grazie. Scusate, bello. Lo chiediamo dopo questo, su, prego. Scusate. Lo chiediamo dopo, prego assessore. Allora, è bene che insomma ci chiariamo su quelle che sono le problematiche relative al centro anziani, ci chiariamo rispetto a quelle che sono le problematiche relative al centro anziani di Cinecittà, un luogo che da diversi anni vede centinaia e centinaia di anziani nel nostro territorio svolgere le loro attività, anche in situazioni diciamo di precarietà, perché i luoghi non sono i più idonei già dalla loro nascita per svolgere tali attività, ma questo avviene in altre parti del municipio così come in altre parti della città. Purtroppo non sono i centri anziani tutti così ospitali come vorremmo che fossero. Il centro anziani ha avuto il 10 novembre ultimo scorso un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco che per loro affermazione
dato che ho avuto un sopralluogo congiunto con l'ufficio tecnico, il responsabile della sicurezza municipale, venerdì scorso, sono stati allertati da un esposto denuncia che rappresentava alcune situazioni di carenza di sicurezza all'interno del centro anziani. Questo per le dinamiche anche interne a quello che era il centro anziani. Le carenze che sono state riscontrate rispetto ai criteri della sicurezza e che hanno intimato al direttore del municipio, che è il custode del patrimonio dell'amministrazione per quanto riguarda il settimo municipio, di chiudere il centro anziani per una serie di motivazioni, da una non adeguatezza dell'impianto elettrico alle luci di emergenza non funzionanti, a una uscita d'emergenza impropria che poi abbiamo chiarito nel sopralluogo, a una carenza, diciamo, di uscite di sicurezza, oltre che ci hanno, come dire, fatto capire che la copertura da parte dell'idrante, da parte del manufatto che è fuori antistante il centro anziani, non è una cosa accettabile sempre per la sicurezza. Fatto sta è che sulla scorta di questo sopralluogo abbiamo convenuto che tutta una serie di operazioni vanno fatte e andranno fatte. Oggi stesso, insieme agli uffici tecnici, con il direttore, abbiamo fatto un ragionamento di come nel più breve tempo possibile queste norme vengono e debbano venire rispettate. È chiaro che questo è un percorso non certo semplice, ma non perché le norme siano particolarmente, complicate, no, lo dico con un'estrema franchezza, con un'estrema semplicità, perché se noi dovessimo far rispettare tutte le norme della sicurezza che vigono nel nostro paese, negli edifici pubblici a carico del municipio, ci vorrebbero 500.000 euro solo per le norme di sicurezza. Noi abbiamo decine e decine di istituti scolastici a cui, con le carenti risorse ormai decennali a disposizione di questa amministrazione e le norme che si susseguono, io dico giustamente, per garantire la sicurezza degli edifici pubblici, noi non riusciamo a starci appresso a queste cose. Che vuol dire questo? Che non faremo niente? No, l'ho detto prima. Però è chiaro che dobbiamo incontrare anche il consiglio, il comitato di gestione del centro anziani, per cercare di capire come è possibile, se c'è quello uscito, una rappresentanza del centro anziani, perché alcune norme, anche in presenza di tutte le regole rispettate, vanno rispettate, e a farle rispettare non possono che essere gli anziani che gestiscono il centro anziani, perché gestori del bene pubblico che è il luogo dove si svolgono le attività del centro anziani. Quelle che sono l'immediatezza delle attività, io posso dire che su alcune cose siamo in grado di intervenire anche già da domani. Questo è quello che posso dire in questo momento agli anziani. Credo che sia una risposta importante che possa, rispetto alla situazione data ormai decennale, rassicurarli rispetto alle attività del centro. Grazie. Grazie assessore, scusate, non c'è del dibattito su questo, scusate, volevo soltanto, scusate, non c'è, scusate per cortesia,
No, così, ma non c'è dibattito su questo, perché se io faccio intervenire devo fare la possibilità a tutti i consiglieri di intervenire. Allora, scusate. Presidente. Scusate. Non voglio essere costretto a chiamare i vigili, per favore. Allora, vi ho dato la possibilità di intervenire, i due assessori hanno risposto. Finisce. Allora, Presidente, per cortesia. Soltanto un chiarimento. Per cortesia, consigliere Madonna. In merito a quello che ha detto l'assessore Morgia. Non c'è dibattito su questo, consigliere Madonna. Per cortesia. Allora, su queste non c'è, per cortesia. Allora, io so che ho un ruolo antipatico, ma devo farlo rispettare. Allora, su questa cosa non c'è dibattito. Mi risulta, per favore, consigliere Madonna, per cortesia. Mi risulta, per cortesia. Allora, mi risulta che la sala. Per favore, consigliere Madonna, non è possibile. Allora, per cortesia, per cortesia, allora, rispettiamo gli anziani, per favore. Allora, volevo dire questo, mi risulta che non risulta nessuna richiesta di prenotazione della sala rossa. Comunque, oggi alle 18.30 la sala rossa era già stata richiesta per un'altra iniziativa, diversi giorni fa. E voi sapete anche, tutto lo sappiamo, non so quanti lo sanno, che spesso la sala rossa è utilizzata anche per i matrimoni del nostro municipio, non solo, ma in questi giorni la sala rossa spesso è stata utilizzata per i tavoli delle politiche sociali. Però diciamo che agli atti non risulta una richiesta di poter utilizzare la sala rossa. Non so, forse c'è stato qualche disguido, però così è. Questo mi risulta. Allora, d'accordo? Allora, adesso, scusate. Allora, prego, assessore Trivillo, di finire la sua relazione. No, adesso, per cortesia, basta. C'ha ragione. Scusate. Perché non sappiamo dove andare. Ha perfettamente ragione. Allora, scusate. Allora, scusate un attimo. Presidente, che vogliamo fare? Scusate. Che io dobbiamo fare? Presidente. Ma non ci fa parlare il presidente. Prego. Per cortesia. La questione è molto importante, gli anziani hanno perfettamente ragione. Allora, per ulteriore chiarimento interviene il direttore del municipio. Prego, direttore. Allora, devo ribadire che l'intervento dell'assessore Morgia ha illustrato esaustivamente tutte le problematiche che ci sono state sulla denuncia che è stata accettata. Allora, per cortesia, allora, per
cortesia. Se ci fate parlare, allora, per favore. Avete chiesto l'intervento, il direttore sta a parlare, allora lo facciamo parlare. Lo facciamo parlare, grazie. Prego. Allora, rispetto al divieto di utilizzazione del centro disposto dai vigili del fuoco, noi chiaramente su questi lavori che si possono fare nell'immediato ci impegniamo a realizzarli in un tempo brevissimo, dopodiché c'è un impegno anche da parte del municipio di contattare i vigili del fuoco e con loro disporre una deroga rispetto a quelle situazioni che non si possono. Stiamo parlando di cose che si possono fare subito, da domani stesso. Però se su questo tutto va in intervento, allora scusate un attimo, allora scusate, consigliere, ma per cortesia, allora il problema è stato evidenziato, l'assessore Mascotti, il direttore, per cortesia, allora adesso devo fare, non mi costringere a far scomparire l'aula, per cortesia, su, per il bene che voglio gli anziani, non mi costringere, per cortesia. Per cortesia, allora, il problema è stato evidenziato e si è arrivato Seritano che ti dà una mano. Adesso dobbiamo riprendere i nostri lavori, grazie. Prego, allora, prego, assessore Danilo, scusate. Per cortesia, allora io credo che gli anziani sono talmente bravi e intelligenti che ci fanno proseguire quel lavoro. Grazie. Allora, per cortesia. Per favore, Presidente. Sono calmi. Interrompiamo il consiglio. Allora. Interrompiamo il consiglio. Consiglio sospeso, grazie. Guide con il consiglio. Scusate. Scusate. Vediamo se. Vediamo se riusciamo a riprendere il consiglio, altrimenti lo sospendo, lo chiudo e lo aggiorno. Allora, scusate, Presidente, assessori, consiglieri, allora, scusate. Scusate, allora, scusate, vediamo se riusciamo a riprendere il consiglio. Grazie, allora, per cortesia. Scusate. Che non ci siano le condizioni per poter riaprire il consiglio, convoco immediatamente una conferenza di capigruppo per vedere come proseguire. Allora, ci vediamo come capigruppo, grazie. Allora, prego i consiglieri di prendere posto. Allora, ti faccio una comunicazione. Allora. Allora, abbiamo fatto, chiaramente riguardo soprattutto, invito i consiglieri a prendere posto, un attimo solo, Allora.
scusate, allora riprendiamo un attimo il consiglio. Allora, prego i vigili di riportare un pochettino di attenzione, i vigili per cortesia, così riprendiamo il consiglio, grazie. Allora, allora scusate, abbiamo rivolto ai consiglieri tutti, abbiamo fatto una riunione dei capigruppo, abbiamo ritenuto che, diciamo, di sospendere adesso il consiglio e di aggiornarlo a martedì prossimo proseguendo con la discussione. Questa è, diciamo, la decisione dei capigruppo. Quindi chiudere adesso il consiglio, gli anziani se vogliono possono continuare a interloquire con la Presidente, gli assessori e tutti i consiglieri, però diciamo il consiglio viene aggiornato a martedì prossimo alle ore 9, proseguendo con la discussione che è oggi all'ordine del giorno. Consiglio è chiuso.